Eccola. Perché c'è? C'è. Ciao. Buonasera, vi avevo detto della diretta e siamo pronti per fare la diretta. Oggi è stata una giornata un po' così, abbiamo chiacchierato, abbiamo avuto delle clienti, si è fatta quest'ora e cominciamo. Volevo farvi vedere come si fa una tovaglietta americana. Allora, so che, come dicevo nella pre-diretta, tantissime signore che seguono su Facebook le dirette sono molto brave, quindi magari qualcuna si aspetta delle cose di patchwork, delle cose tecniche, delle cose difficilissime. Però ho pensato anche, tra l'altro, ho anche una bimba che ci segue, che si chiama Arianna, la voglio salutare, quindi questa potrebbe essere una prima cosa che lei potrebbe imparare, potrebbe sapere. Vi dicevo anche, 6 anni fa, quando io ho iniziato, assolutamente una tovaglietta americana non era in grado di farla. E quindi, secondo me, potrebbe essere utile a tutti. In ogni caso, verso la fine della diretta, vi ricordate, avevamo messo, lo sbieco nelle salviette, poi alla fine non bastava, la diretta era lunga. Vi faccio vedere come mettere lo sbieco. Con non uno sbieco, un binding, ma con il taglio a 45 gradi, quindi comunque una cosa in più da sapere. Allora, io naturalmente già il lavoro un po' l'ho fatto. Sono partita dal taglio di, vado a leggere bene, 37 cm per 46, che è il retro della tovaglietta. Come sapete, anche quando vi dico che quando dobbiamo chiudere le coperte, di solito il sandwich si fa con questo metodo: il sotto largo, l'imbottituro, comunque lo stabilizzatore che si mette dentro, un pelino più corto, e poi il nostro top, quindi il sopra di questa che è la nostra tovaglietta, ancora un pochettino più stretto. Logicamente, questo perché ci permette di vedere bene dove finisce la tovaglietta, sono sicura che il retro ha preso bene e mentre faccio il trapunto, quando si arriccia un po' la stoffa, non vado a perdere il tessuto sotto. Allora, io ho fatto questa grigliatura, l'ho fatta prima perché sennò veramente sarebbe stata una diretta lunghissima, però voglio farvi vedere su questo pezzo di carta come faccio una grigliatura che potrebbe essere in tanti modi. Adesso vi faccio vedere questa, ma è veramente una stupidata. Allora, sulla nostra squadra, vi ricordate, vi avevo già spiegato che vediamo queste linee interne, 60, 45 e 30. Io per il momento ho usato quella da 45. In questo modo facciamo la griglia a rombi. Allora, vado a sistemare la mia linea del 45, ve lo faccio su un foglio di carta per velocità, Vado a sistemare su un lato, quindi su un lato del perimetro, il 45 gradi sul mio foglio di carta e faccio la mia prima riga. Per comodità ho fatto il quadrato da 5 centimetri, quindi logicamente vado, mi sposto a destra e poi a sinistra. Sulla linea che ho segnato prima vado sulla mia grigliatura dei 5 centimetri e ne faccio un'altra. Giro il tessuto e faccio la stessa cosa. Vedete, in questo modo. Naturalmente vado a fare questa grigliatura sul tessuto con una biro idrosolubile, comunque quella che va via con il caldo, quella che va via, insomma, una cosa che poi devo togliere comodamente. Una volta che io ho fatto tutte le griglie, saranno poi tutte così, vado a prendere la mia squadra perpendicolare, quindi vado a prendere come riferimento una di queste righe, anche i puntini, come dico sempre nel corso base, prendete il riferimento o la riga che sembra più spessa o anche la fila dei puntini. E di nuovo vado a fare la prima, vedete che qui comunque ho già l'inizio del mio rombo, vado a rifilarmi anche sull'altra. Così mi sposto, in questo modo ho comunque tutto questo che voi dovete immaginare che ho fatto sulla mia tovaglietta. E infatti qui, adesso vi faccio vedere come cucirlo, ho già i due segni di pennarello, naturalmente pennarello azzurro sul tessuto azzurro perché è molto comodo. Posso fare una E quello domanda? andava, sì.
Ma le misure che hai dato per la stoffa sono uguali sia per il davanti che per il dietro? No. Vedi? Non avevo Per, capito. Il di allora, dietro è più di ampio. dietro avevo detto 37 per 46. Poi a mano vado a Un restringere. pochino, Restringo un ok. pochettino l'imbottitura e restringo. Allora, questa in teoria avevo fatto il calcolo 45 per 35, ma forse non è neanche proprio esattamente così. Prego. Grazie. Allora, la donna mi ha detto che è bella lo stesso. Mi sembra che questa venga un po' tanto gonfia, un po' tanto ciccia. Mono. Non ho usato il doppio trasporto. In teoria, vabbè, non ce l'ho qui. Vi farò poi vedere in un'altra volta useremo magari il piedino doppio trasporto. Effettivamente, quando si cuce uno spessore così, il trasporto della macchina tira la parte sotto e invece il piedino frena un po', quindi effettivamente potrebbe essere che si fanno un po' delle grinze. Logicamente, aiutandomi con il mio sesto dito che non trovo più, e soprattutto visto che comunque non si tratta di una cosa lunghissima, grandissima, ma è una tovaglietta, ho voluto proprio fare così. Anche perché io so che voi, moltissime di voi, soprattutto se siete all'inizio, non avete una macchina spaziale, non avete una macchina col doppio trasporto. Si può fare lo stesso. Allora, ho messo il piedino aperto. Il punto centrale, quindi la cucitura con l'ago centrale, e ho messo 3 mm tra un punto e l'altro. E vado a fare la mia cucitura a questo punto sulla riga. Potete anche fare, se non volete fare la cucitura sulla riga, farne due. Quindi io qui avevo la mia riga col pennarello, ne faccio una a distanza piedino da una parte e una a distanza piedino dall'altra. Lì potete veramente sbizzarrirvi anche in linee verticali e orizzontali, si può fare tutto quello che si vuole. Logicamente non stiamo parlando di free motion. Vedete, quando fa così io alzo un po' e risistemo. Non stiamo parlando di free motion perché allora il free motion devo togliere il trasporto della mia macchina da cucire e giocare un po' con le mani e insomma muovere un po' la stoffa cercando di fare dei disegni carini. Faremo anche quello. Vado, abbasso l'ago, abbasso il piedino e vado a fare le ultime cuciture. Proprio questo lavoro qui l'ho fatto prima perché sennò dovevo stare magari 10 minuti a fare queste cuciture. E siamo arrivati in fondo. Poi ho pensato, allora, innanzitutto, io qui dovrò ricamare il nome del bambino. Allora, il nome del bambino ho pensato che su questa stoffina che è tanto tanto disegnata, colorata, non si vedrebbe. Allora, io credo di fare così. Prendo un pezzo del tessuto che ho usato come bordino. Lo piego in questo modo, quindi poi lo applico magari addirittura a mano in modo che la cucitura non si veda di sotto e qui posso decidere se ricamo a macchina oppure ricamo a mano con un punto erba carino. Dimmi, Cinzia. Sai che si incanta ogni tanto? Perché è la connessione che fa un po' pena. Fa niente. Speriamo vada tutto bene. Allora, innanzitutto ho poi pensato che avevo questo tessuto che mi era rimasto. Non abbiamo preso le misure, Dona. Da sole diciamo. Segnato. No, In non ho fondo. segnato. No, non l'ho segnato. Allora, io avevo questo tessuto che era intorno ai 16 centimetri per 40, sì, un po' meno di 40, mettete 35. L'ho fliselinato, quindi vuol dire che gli ho messo sotto la fliselina per cercare di renderlo un po' rigido, ma non avevo voglia di mettere l'imbottitura perché sennò veramente diventava troppo spesso, troppo gonfio. Fliselinato questo tessuto, piegato sul lato corto, diritto contro diritto, ve lo faccio vedere. Ho fatto la cucitura diritto contro diritto, l'ho rivoltato e ho creato una mia taschina. Se volete, potete tranquillamente con uno sbiechino abbellirla questa taschina. Quindi facendo così vado a farle un bordino, insomma, per movimentare un po' la tovaglietta.
la applico così. A questo punto, considerando che poi comunque qui ci sarà il mio binding, io ho bisogno di, non ho più, ma non ho ancora, io ho bisogno di fare praticamente una sola cucitura. Qui non lo so, per il tovagliolino, per le posate, per magari anche il ciuccio, perché comunque questo bimbo a cui andrà questa tovaglietta è piccolo piccolo, quindi magari vuole tenersi il ciuccio vicino. Io in questo modo ho fissato tutto, devo fare solo una cucitura su questo lato. Vorrei cambiare il piedino, ma non ce l'ho. Sì, era lì. Sei sicura? C'ero. C'era, c'era, allora eravamo attente. A questo punto faccio... Ti saluta Cinzia, MF Nutrice. Ciao, non mi sono dimenticata di te. Fra poco ti mando tutto. Allora, tengo una cucitura al margine, proprio al limite, così un po' troppo. La difficoltà delle signore che vengono qui a cucire. Io ho sempre insegnato alle signore a cucire, avendo come riferimento la distanza del piedino, quindi tenere, brava Cinzia, tenere come riferimento questa distanza e fare la cucitura. Il 7 centimetri, scusate, il 7 mm che mi dà come impostazione la macchina, mi avrebbe fatto la cucitura qui. Mi sembrava un po' troppo, allora vado un po' a occhio, cioè nel senso che io vedo la mia cucitura, cerco di farla il più dritta possibile, tento di avere un altro punto di riferimento, ma cerco di cucirla un po' più vicino al margine, perché sennò mi faceva un bordo che non mi piaceva. Cerchiamo di andare diritti. Ho fatto un avanti e indietro in fondo, ma effettivamente non è proprio necessario. Faccio un avanti e indietro quando arrivo sopra, oppure uso il fix. Qualche macchina ha questa possibilità. Allora, ho voluto prima trapuntare e poi applicare la tasca. Allora, cosa succede? Che applicando la tasca, uno, potevo applicarla a mano per non far vedere niente dietro. Il retro della tovaglietta, per forza, si vede questa cucitura. Se no, potevo applicare prima la tasca e poi trapuntarla dopo e logicamente la trapuntavo qui, dovevo fare un diritto, un avanti e indietro e andare a fare attenzione, andare un avanti e indietro, dovevo poi fermare dei fili. Ho preferito fare così, non c'è nessuna regola, insomma, è proprio a preferenza. Massimo a mano. A mano. Poi anche questo, io ho messo la frisellina, però se volevate potevate o niente o comunque mettere anche un'imbottitura. Potete fare tutto quello che volete, perché è la fantasia che deve lavorare. Allora... le altre volte abbiamo lavorato con gli sbiechi, avevamo degli angoli tondi, qui voglio fare una tovaglietta proprio quadrata così come la vedete e quindi mi è sufficiente il binding. Il binding, ho fatto il calcolo, mi vengono due strisce da 6 cm l'una, l'ho fatte tagliandole in sbieco. In un video precedente vi avevo insegnato come si fa lo sbieco e l'avevamo chiuso velocemente. Adesso vi faccio vedere come si fa lo sbieco, quindi lo mettiamo tutto intorno, mettiamo il nostro binding tutto intorno, ma lo chiudiamo in sbieco, quindi è un passaggio in più. Lo chiudi sopra, non sotto, sopra si chiude, o indifferente. Allora, senz'altro mi viene da chiuderlo in un lato lungo, perché poi sarà un po' scomodo. Infatti questa mattina ho fatto un'altra cosa con questa tecnica, pensavo a quando chiudevo le presine, che sono 18 centimetri, veramente difficilissimo e scomodo. In ogni caso, tanto è chiuso, non si vede sopra. Piedino da patchwork o comunque distanza da patchwork, il quarto di pollice, la solita cucitura. Allora, quindi parto. Questo capo devo lasciarlo molto libero, quindi lascio addirittura... Tanto, non abbiate paura di esagerare. E comincio. Allora,
Il bello, quindi la piegatura, va all'interno della nostra tovaglietta. Io qui ho strato di sotto, imbottitura, il mio top, che è quello che devo andare a rifinire, e quindi i due lati brutti del brutti, i due lati tagliati a filo del binding. Non ve l'ho detto, ma binding di 6 mm, tutto stirato sulla lunghezza. 6 centimetri. 6 centimetri, ho detto 6 mm? Un genio! Allora, in questo modo ho lasciato abbastanza, non ho assolutamente bisogno di fare l'avanti e indietro e vado a fare la mia cucitura fino all'angolo. In teoria dovrebbe essere fino a un quarto di pollice prima dell'angolo. Vi faccio vedere con uno sfillo se sono capace. In pratica, visto che il mio top finisce qui, dovrei andare a cucire più o meno qui. Non è necessario mettere lo spillo, anche perché se io cucio in più, quando poi arriviamo qui e abbiamo bisogno di fare l'angolo, se non arriva, se non riusciamo a fare un angolo a 45 gradi, tranquillamente disfiamo. Infatti, parlando, io non sono andata. Voglio fare una bella cosa, però. Togliere questo e mettere solo due spilli, perché questo me lo devo fissare meglio adesso. Ok, poi il resto possiamo farlo dopo. Allora, io sono arrivata qui, ho tutto il mio binding sulla destra. Lo sposto completamente sulla sinistra. Vedete, quello che io avevo cucito in più, con uno spillo tranquillamente lo posso disfare, non succede niente. Io devo andare a formarmi questo angolo di 45 gradi. Ho tanti punti di riferimento per fare l'angolo di 45 gradi che sia fatto bene, perché deve essere 45 qui, 45 qui. Questa linea deve essere perpendicolare. Qui mi devo formare un angolo di 90 gradi, quindi logicamente se io lo facessi così vedo che c'è qualcosa che non va. Devo cercare di essere il più precisa possibile con un angolo di 90 gradi. Quindi ho spostato tutto sull'alto e adesso sposto tutto sul basso e vado sotto alla macchina. Un'altra cosa non vi ho detto, abbiamo cominciato a cucire da qui, vado ed ero così. Vado fino in fondo. La difficoltà che hanno le signore quando mi chiedono di ripetere il binding perché non l'hanno capito, non se lo ricordano più, è proprio questa: bisogna alzare, staccare completamente il lavoro e riposizionarsi per fare la prossima cucitura. A dopo, ci vediamo dopo. Buonasera. Faccio termina? Sì.